Monte San Martino ci appare su un rilievo roccioso, con a sinistra contrapposto il monte di Penna San Giovanni, separato dalla valle del Tennacola. Tra i due rilievi all'orizzonte possiamo vedere il mare Adriatico. L'altura a strapiombo si eleva fino a 600 metri sul livello del mare, definendo un paesaggio di rara bellezza. Monte San Martino trae il suo nome da quello del santo, il cui culto fu introdotto in Italia dai Franchi e sostituito al precedente Arx Rubetana, di chiara origine romana. Costituitosi come libero comune nel 1240, ampliò successivamente il proprio territorio, acquistando castelli vicini. Dal XIV secolo fu sotto la dominazione dei Davarano di Camerino ed entrò in seguito a far parte dello Stato Pontificio. Nelle sue chiese conserva alcune pregevolissime testimonianze artistiche, opere di Carlo e Vittore Crivelli, De Magistris, Pagani e di altri validi artisti, tra i quali Girolamo Di Giovanni. La cinta di mura medievale ci accompagna sulla strada per Penna San Giovanni, declinando verso la valle del torrente Tennacola.